Cari pellegrini, non possiamo non dedicare questo editoriale a ciò di cui stanno parlando molto i giornali in questi giorni, la comunicazione intera, cioè la morte di Silvio Berlusconi. Ora, ovviamente, questi editoriali, voi sapete bene, sono molto brevi, devono semplicemente dare degli spunti di riflessione partendo da un giudizio che riteniamo autenticamente cattolico. Allora, che giudizio dare della politica di Silvio Berlusconi? Allora, prima di tutto, c'è un merito che gli va riconosciuto. Cioè il fatto di aver evitato che potesse trionfare facilmente la sinistra in Italia, e mi riferisco al 1994, quando lui scese in campo e in pochi mesi, se non sbaglio 2 mesi, 2 mesi e mezzo, riuscì a costruire il partito di Forza Italia. Ricordiamo quello che era avvenuto: si usciva da Tangentopoli, anzi, Tangentopoli di fatto era ancora in corso. Ci fu questo passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica, quindi poi il bipolarismo. E c'era stata una sorta, come dire, di tecnica particolare da parte della sinistra che riuscì a utilizzare strumentalmente soprattutto la magistratura, perché di fatto da un punto di vista storico i partiti che uscivano trionfatori, ovviamente molto tra virgolette, dalla cosiddetta caduta del muro di Berlino e quindi dalla dissoluzione del socialismo reale oltre Cortina, erano da una parte la Democrazia Cristiana che aveva fatto la sua scelta di filoatlantismo e dall'altra lo stesso Partito Socialista Italiano che pure alla fine degli anni 50 scelse l'atlantismo piuttosto che l'appoggio al socialismo reale. Bene, questi due partiti che di fatto erano trionfatori relativamente a quello che era successo al socialismo reale, cioè la sua dissoluzione, vennero completamente distrutti, sparirono, mentre rimase unicamente in piedi il Partito Comunista, che intanto aveva fatto la cosiddetta svolta della Bolognina ed era diventato con Achille Occhetto Partito Democratico della Sinistra. Partito, il PDS, che poi era un vero e proprio partito azienda, no? Accusarono Berlusconi di creare un partito azienda, e di fatto era un partito azienda Forza Italia, ma lo stesso Partito Comunista era un partito azienda, pensiamo alle coop, pensiamo alle assicurazioni, cioè a tutto il sistema organizzato e capillare che faceva riferimento appunto al Partito Comunista, che intanto era diventato Partito Democratico della Sinistra e che fu l'unico grande partito che rimase in piedi, no? Ebbene, Berlusconi riuscì a organizzare in poco tempo il movimento di Forza Italia e addirittura il 27 marzo del 1994 riuscì a prevalere sulla perfetta macchina da guerra, come aveva definito Achille Occhetto. E questo è sicuramente un merito che bisogna dare a Berlusconi. Però ci sono poi tanti demeriti. Ovviamente io non faccio riferimento alla sua vita privata, diciamo a esempi poco edificanti che lui ha espresso. Tutto questo lo affidiamo alla misericordia di Dio. Ma facciamo semplicemente una valutazione, esprimiamo un giudizio da un punto di vista politico. Ora, Berlusconi che cosa ha voluto fare di fatto? Ha voluto rendere popolare il pensiero liberale. Ha voluto rendere popolare il pensiero liberale. D'altronde anche qualche intellettuale o qualche politico o qualche intellettuale anche che comunque faceva riferimento all'area berlusconiana, questo ha tenuto a dire in questi giorni. Berlusconi ha cercato di rendere popolare il pensiero liberale. Ma chiediamoci, questo da un punto di vista cattolico è un merito o è un demerito?
è sicuramente un demerito. È un demerito perché da una parte Berlusconi, con le sue televisioni, eccetera, ha accelerato, attenzione, non ha introdotto un processo di secolarizzazione nel campo mediatico, perché questo era già ampiamente presente nelle cosiddette reti pubbliche, però di fatto ha accelerato questo processo attraverso alcuni programmi particolari, eccetera. Ma poi anche da un punto di vista dei principi, in realtà Forza Italia e lo stesso Berlusconi, pur ispirandosi a ideali cristiani che volevano che comunque convergessero e si sposassero con gli ideali liberali, non hanno, Forza Italia e Berlusconi non hanno mai fatto delle campagne di forti, tenaci, in difesa dei cosiddetti principi non negoziabili. Questo va purtroppo detto. D'altronde, vedete, anche l'ispirazione del movimento di Forza Italia è un'ispirazione sì al cosiddetto popolarismo, agli ideali cristiani, eccetera, ma l'ideale di riferimento è il trionfo della libertà. Ma quale libertà può esistere senza la verità? D'altronde, vedete, anche questo riferimento al popolarismo è un riferimento ad un movimento di carattere politico-culturale che ha già dei problemi molto significativi al suo interno. Nasce già da un contesto di smarcamento, di allontanamento da quelli che sono i principi fondamentali del pensiero sociale cattolico. E in questo devo dire che Berlusconi, ai noi, è riuscito ampiamente, perché di fatto oggi, al di là di quelle che possono essere le differenze più o meno accentuate tra il cosiddetto centrodestra e il cosiddetto centrosinistra, ormai tutti ragionano in termini liberali e anche iperliberali. Quindi Berlusconi non è stato certamente l'unico a far sì che questo avvenisse, ma ha dato un contributo significativo a fare in modo che il pensiero liberale, cioè la libertà sempre e comunque sganciata da qualsiasi criterio veritativo, cioè qualsiasi giudizio della verità su di essa, potesse completamente trionfare. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.